super traffico, vabbè, 2 giugno ragazzi, venerdì. That's the way you do it. You play the guitar on MTV. Ho fatto manco 50 km e il primo ad avere problemi è Ducci, problemi che ha ben pensato di mettere il targhino qui davanti e coprire tutto. Guarda questa come sta, sta imbruttito. Che serve? Che ci serve? Va, apri il mercofono, va, vediamo se c'è ancora tutto. Mamma mia, guarda che gay, si è messo pure il guanto da Kansei. No, che sennò mi brucio le mani. Oh, questo... brucia. Tocca, tocca. Dai, che non c'ho tutta la notte, velo. Tutti con queste c***o di macchine giapponesi, tutti a dire che è inchiodo, sbronzina. Oh, lui non c'ha problemi, è il grande dire. Datti una toccata. Cheap, eh? Cheap, abbiamo la prova video, vai. Che ha fatto tu? Ma l'ha aperto, ma l'ha chiuso, che ha fatto? Cazzarola. Problema risolto, ecco qua. Adesso le temperature sono a posto. Top, via. Viaggio bagnato, viaggio fortunato. Quanto manca? Non ho idea. 2 ore, 2 ore e 4. La mia non è fatta per questo. Sopra 140, qualsiasi cosa sopra 140 cioè diventa scomoda, si muove tanto, uscì del vento. Io non riesco ad andare a meno di 150. Normale, più di 150 mi si scantiglia i capelli. Non l'hanno pensata per quello. Una macchina da bar. Piano a piano. È il tigre che stiamo là, eh. Mm. Allora stiamo chiamando lui. Come fa? Oh, il tigre si è messo a 180. E detto io lo so, ho visto, la stavo a cuocere. Hai capito quanto fa la targa davanti? O la fondevo o arrivavo, cioè. Era molto bello. Ma quanto c'era la temperatura? 93. Hai capito? Da 112, 115. Sì, levo qualche lettera. Invece faccio diventare E8P. Ma io mi sto avvicinando alla metà del serbatoio. Anch'io. Io già sono là. Ah, non possiamo così tanto. Il mio è piccoletto, il mio io, è piccolo. Io ne attacco e mezzo, me ne mancano altri 1,5 per far metà. Con quanto fai il piano però? Io tipo 60 euro fatto il piano. No, io ho messo 80 euro e già c'era. Si riparte. Via. Camber, gomme strecciate, filtro a cono praticamente a 10 cm dalla strada, top, top. Regolare, no? Vediamo che dobbiamo fare, eh? Ce l'abbiamo fatta in qualche modo. Sì, non ci parviamo. Assi lunghi e ben distesi. Puzziamo di olio come non so cosa. No, attenzione, non siamo vicini, meno male. Non ci sentiranno. Ecco i nostri incubi. Sentite bene, attenzione. Tac, toccato. Ah, qua era poco, quello di prima era pesante. Dai. Anzi, devi girare qua. Traversello. Che non lo fa. Se la mettiamo per cappello. Mancano 30 km e 100.000. Tra 30 km. Salute. Ole, io faccio così. Becca. Becca. Devo camminare. Questa cosa. Ma mi azzicchia. Siamo pronti questo 10M o no? Siamo carichi, domani ragazzi, domani mattina. Ultimi ritocchi. Beh.
tornate indietro. E può fare vale la pena. Sai meglio cosa? Ma sei venuto così? Porchetta qua. Porchetta. Scalda pizzette, regolare, eh? Scalda pizzette. Scalda panini. Made in Japan. Honda Motor e Com. Microonde made in Japan. 30 anni di storia, di più anche. Empower, V-Tech, porchetta. L'olio meglio che non lo stecchiamo perché sennò. Ce lo metto un po', ce lo condisco, ce lo condisco. Gomme qua. Bello. Si è messa a piovere. È andata così. Primo giorno. Che poi in realtà non magari. Non è che sta piove tanto, però. Ma si è bagnato. Oh. Crab on fryer. Primo on crab. Primo on crab. Considera, cioè no, non da stock, considerando cerchia le possibili modifiche. Poi sì, senza sta parla di allargamenti. Grazie, se no la sbraglio e la soffio di te. Il lippettino, la più bella. Secondo me è la NSX spingere. La più bella, secondo me, potrebbe essere la Supra. Off camera abbiamo già detto che l'S15 è tipo no, top 1. Ti posso dire una cosa, la Supra è fighissima come ce l'hai detto. Che la Supra cerchi assetto e lì fa cagare. Fa cagare il cazzo. No, allora se ti dico l'S15. Anche da, cioè, però c'è l'aero kit OEM Plus. Ah, però aero kit ce l'avevi. Ok. Non quella. Vabbè, lo contiamo come OEM sì. Plus. Sì, quella con 4 cerchi sbraiata. Io ovviamente dopo sono d'accordo. Subito sotto il 306X che è. No, secondo me NSX. E no, non sono d'accordo. Dopo è R30. GTR originale. Anche sì, vabbè. Cerchi a 7. OEM Plus. Cerchi a 7. Non c'è risposto. Tu che stava bevendo? Io non lo so, sinceramente. Sicuramente l'S15 il primo posto. Per me per la bellissima. Da ogni lato. L'altro giorno sono salito su una Supra MK3. Vabbè, grazie a cazzo. Oh, faceva schifo. Ho capito, sì, fa schifo. Brutti, sembrava una Dodge, ok? Se tu prendi l'S13 dell'89 come la Supra MK3 dell'89, gli interni dell'S13 sono spettacolari in confronto a sì, tu centrale sta schifo. Per me. Ma non ne manca. Questo qua ve lo fai tutto. Infatti quando lascio accedere. Che è poco carica. Però io voglio che quando cambia la marcia non devi fare come fa adesso. Ma parare l'autobus, ma non l'attack. Che vergogna. Come deve fa? Come deve fa? Come deve fa? E me deve fa. Capito? Io così. No, come? Sì, ho fatto bene.
con la U, non questo. La modalità Pulmino proprio di scuola. Buonasera signori passeggeri, benvenuti a bordo. Siamo in partenza dall'aeroporto di Modena, che al momento è in fase di costruzione. Atterraggio Roma Fiumicino. Il tempo all'arrivo è una m***a. E al ritorno anche. Al ritorno anche. Crew department start to school. Ready for departure. Seduti. Non lo so. Un attimo, sei partito a razzo. Il pompiere va un temore, solo il conducente. Se la spinge, il ferro è freddo, ma brucia quando te manda l'inferno. Ci cascavo di sotto! Ma no, davvero ci cascavo! Si è fatto come cavolo! Ma speriamo che non ci riconoscono, sì! Appena comprano una roba se fanno, oh, quei co***i col muro, col van aperto! Guarda come mi diverto, mamma, ho troppo in canna, c'ho sul jet set del rap! Ho sbroccato da passivi, che ti sei calato in passato! Fresh! Ah! Briscoletto! Vai! Lo so che è per tutti, quindi mettiamoci d'accordo, Hai spaccato. Fammi la scadenza, Antico scrocchia. Com'è andata la notte? Caldo. Caldo? Volevi accendere l'aria condizionata tu? Mamma mia, perché te sei un orso sei? Io ho dormito col piumino, porco due. Questo va al Polo Nord, con l'aria accesa e scoperti. Qualcuno fosse a distanza, perché c'era Lorenzo che parlava da solo. E impregava contro Simone. Dicendo Calma. Che c'era quella benzina. Ma perché fa benzina? Non so che ci trova benzina. Ma fa il benzinaio. C'era con della benzina. Lo dico io, vai. Ieri ci ha portato al benzinaio di con le guardie, sicuramente. È vero, mamma mia. Ma dei tanti benzine se sono finiti fermo proprio qua. Allora mi ce la vita. Ma la cosa io pensavo a cagare sotto. Questa cosa l'ha detto pure lui al benzinaio, davanti alle guardie, ma sono mi fa, oh, quel benzinaio che fermasse. Ma io voglio capire una cosa, ma ma quando vedi, scusami, genio, quando ci stanno le guardie, prendi e vai, vai al prossimo. Potevate andare, poi lascio la clip che dico, l'abbiamo lasciato con le guardie. No, ma... ho lasciato Simone nella m***a in totale, siamo andati via, siamo proprio dei grandi amici. Scherza? Guarda tutti i quattro macchine, uno si è sporto per leggere la targa prova sua. Guarda caso. Tigre sta finito. Finito. Guardatelo. Veramente fantastico.
andiamo. Scusa, stavo concentrato a capire. La tigre, insomma, ti è presa sta scoccia, ti è preso la scoccia del tigre, matto fracico. Pronto? Quello non serve. Oh, attraversa, prossimo anno.